hanno fatto un esorcismo per liberarci dal demonio. Lo ha raccontato agli investigatori la giovane di 17 anni, unica sopravvissuta alla strage familiare perpetrata dal padre, Giovanni Barreca, un muratore. L'uomo ha ucciso la moglie Antonella Salamone e gli altri due figli, Kevin ed Emanuel, nella loro residenza ad Altavilla Milicia, Palermo. Seguendo un'ossessione religiosa, avrebbe compiuto il massacro poiché convinto che il diavolo avesse posseduto i suoi familiari. Assieme a lui sono stati arrestati due complici, Sabrina Fina, una venditrice di prodotti alimentari e cosmetici naturali, e Massimo Carrandente, un disoccupato di origini campane. Entrambi sono noti per la loro fervente religiosità e avrebbero conosciuto Barreca durante incontri di preghiera in una chiesa evangelica. Si sospetta che dietro a questo terribile massacro ci sia l'influenza di una setta. L'11 febbraio scorso, lo stesso Barreca ha allertato i carabinieri, confessando completamente quanto accaduto. «Ho ucciso la mia famiglia, vi aspetto, venite a prendermi». L'uomo ha concordato un incontro con i militari non lontano dalla sua abitazione nel territorio di Casteldaccia, dove si è poi fatto arrestare. Dopo essere stato portato in caserma, ha aggiunto: «C'era il demonio in casa». Nello stesso momento, un'altra pattuglia dei carabinieri ha raggiunto la villetta, dove è stata rinvenuta la figlia unica sopravvissuta. La ragazza si trovava nella sua camera, completamente immobilizzata e in stato di shock. All'interno della casa, purtroppo, i corpi dei due fratelli giacevano sui rispettivi letti nella loro stanza. La madre, o ciò che ne rimaneva, è stata ritrovata nelle vicinanze dell'abitazione, bruciata e sepolta sotto pochi centimetri di terra. La giovane 17enne avrebbe assistito a tutti e tre i delitti e i carabinieri sospettano che sia stata drogata per impedirle di reagire o ribellarsi. Il padre avrebbe, al contrario, deciso di risparmiarla poiché era la sua figlia prediletta. Attualmente la giovane si trova in un luogo protetto, assistita da psicologi e professionisti. Nonostante fosse ancora in uno stato di confusione, ha fornito ai carabinieri informazioni cruciali per comprendere gli avvenimenti. In particolare, ha rivelato dettagli sulla presenza dei complici, i quali, secondo la sua testimonianza, non solo avrebbero persuaso Barreca a scacciare il demonio, ma sarebbero stati attivamente coinvolti nell'esecuzione degli omicidi, fornendo supporto materiale al rito di purificazione organizzato per liberare la casa dal presunto dominio di Satana. Secondo la bizzarra concezione degli arrestati, il demonio avrebbe posseduto i due figli maschi, motivando così la tortura e strangolamento delle due povere vittime con una grossa catena. Inizialmente la vittima è stata il figlio minore, seguito dal primogenito. La strage si sarebbe verificata intorno alle 3 del mattino del 9 febbraio. I corpi dei ragazzi sarebbero rimasti in casa per ulteriori due giorni, legati con le stesse catene utilizzate per compiere il crimine, un'immagine orribile. Non è escluso che prima dell'assassinio siano stati detenuti per giorni. Le evidenze raccolte nell'abitazione, ancora in uno stato di caos, narrano di una scena agghiacciante. La prima vittima, tuttavia, sembrerebbe essere stata la moglie. In attesa di risultati più precisi dall'autopsia, si presume che la donna sia stata uccisa quasi una settimana prima dei due figli, il cui destino si è concretizzato nel fuoco e nell'ignominiosa sepoltura. Secondo quanto emerso, la famiglia viveva in uno stato di totale sottomissione a Barreca, con l'uomo che esercitava un controllo pressante soprattutto sui figli. I tre ragazzi vivevano nell'ombra della paura nei confronti di lui, un elemento che potrebbe spiegare l'incapacità della 17enne di fuggire. Kevin e la ragazza frequentavano la scuola, mentre il più piccolo era ancora all'asilo. Purtroppo né gli insegnanti, né i compagni avevano notato ciò che i tre giovani erano costretti a sopportare in casa. Giovanni Barreca si era chiaramente trasformato in un uomo profondamente religioso. Con la moglie e i figli frequentava assiduamente la comunità evangelica di Altavilla. Il suo profilo su Facebook è pervaso da messaggi dedicati a Gesù e versi biblici che enfatizzano l'amore per gli altri. Gli amici lo chiamano fratello e alla moglie sorella. Tuttavia, la sua pagina ospita anche post più inquietanti.
quali fotografie di demoni, individui consumati dalle fiamme infernali e citazioni dell'Apocalisse, come questa. E colui che non si è trovato iscritto nel libro della vita è stato gettato nel lago di fuoco. Ma c'è ancora tempo per te, caro amico. Gesù Cristo ti ama con amore eterno. Vieni da Lui e salverà la tua anima. Gloria a Dio. Nei suoi post, Barreca menzionava spesso dei santoni che si autoproclamano pastori spirituali. Uno di questi è Roberto Amatulli, un ex parrucchiere barese che si definisce guaritore. Sulla bacheca di Barreca si trovano anche messaggi sul perdono e sui 10 comandamenti. Uno di questi, ben noto, recita «Non uccidere». Tuttavia, nonostante ciò, quest'uomo ha appiccato il fuoco alla moglie e strangolato 2 figli. Nel frattempo, ad Altavilla Milicia, persiste un senso di rabbia e incredulità. Alcuni hanno dichiarato che Barreca sembrava essere una persona apparentemente tranquilla, membro della comunità evangelica e che non aveva mai destato sospetti. Altri però hanno raccontato di frequenti litigi in casa, soprattutto negli ultimi tempi. Problemi economici e la crescita di 3 figli in condizioni precarie potrebbero essere stati tra i fattori scatenanti. Forse Barreca aveva pensato che dietro a queste difficoltà si celasse l'ombra del demonio, che Satana si fosse impossessato delle persone a lui più care. Una vicina di casa, Pascal Balloff, ha chiaramente dichiarato di aver avuto paura di lui e ha spiegato che la sua presenza generava timori. Mi sembrava diabolico. Una volta spense la luce che illuminava una Madonnina che tenevo nel mio giardino perché diceva che esisteva solo Dio. Da tempo sentivo l'inferno in quella casa. I bambini non avevano libri. È possibile che nessuno dalla scuola abbia segnalato questo disagio? Secondo la vicina di casa, Barreca maltrattava la moglie. La stessa Antonella Salamone avrebbe confidato a lei di essere vittima di violenze. Inoltre, la vicina si mostrava preoccupata per il benessere dei suoi gatti. Barreca mi diceva che i gatti erano il diavolo. Me lo scrisse in un messaggio. Gaspare Basile, pastore evangelico ad Altavilla Milicia, ha sottolineato che l'evento è assolutamente estraneo ai loro principi. Il loro messaggio è centrato sulla salvezza e sull'amore e condannano fermamente la violenza. Nel contesto locale sono giunte Salvina Licata ed Elisabetta Cassano, rispettivamente nonna e zia di Antonella Salamone, originaria di Agrigento. Le due donne hanno dichiarato: «Vogliamo abbracciare nostra nipote. I nostri pensieri, le nostre preoccupazioni sono per lei».